ringraziamo Paolo Petralia Camassa, assessore dell'innovazione del Comune di Palermo, che sta collaborando fortemente con il sindaco e con tutta la comunità anche di business della città, ma non solo della città, ma del territorio e dell'area metropolitana. Quindi abbiamo con noi appunto l'assessore che in questo momento sta promuovendo non solo nella città di Palermo, ma appunto sul territorio e in Sicilia, una Digital Business Week che verrà lanciata con il contributo anche di Energia Media e con l'associazione Palermo Mediterranea dal 14 al 18 settembre. Chiedo a Paolo di accettare il pop-up che ti abbiamo mandato, quindi eccoti qua. Con noi un giovane assessore pieno di idee, di energia, che abbiamo potuto apprezzare anche a Bologna nell'ultimo weekend, nella ricorrenza su Ustica, in un intervento che ci ha molto toccato, Paolo, perché hai parlato di cultura e lego questi due ambiti di cui ci stiamo occupando oggi, legato all'innovazione in città, proprio al fatto che Palermo ha maggior ragione di rispetto ad altre città, anche se arriviamo da Roma, deve mettere al centro proprio un processo culturale a 360 gradi che non va soltanto nella direzione di aver aumentato in modo esponenziale il numero di turisti e di proposta culturale, ma a questo vadano uniti dei processi di innovazione. Quindi davvero grazie Paolo, a te la parola per una veloce testimonianza su quello che stai facendo. Eventualmente anche una parola su quello che faremo a settembre per far partire questi 2 anni prossimi di lavoro. Ancora grazie, a te la parola. Emanuele Martinelli ha già sostanzialmente anticipato un principio che volevo spiegare. Il concetto di innovazione, la strada dell'innovazione, non è una strada che si riferisce solo ed esclusivamente all'innovazione digitale. E questo aspetto spesso io lo taglio in modo molto lapidario. L'innovazione digitale ha un grande limite e ce ne siamo resi conto in questa fase con il lockdown per via delle conseguenze della remotizzazione dell'attività scolastica. Il vero tema, molto più grande di noi, che dovrebbe investire le agende politiche della comunità internazionale in senso vero e proprio, è quello dell'accessibilità. Quindi l'accessibilità è il punto che crea il limite rispetto all'innovazione digitale. Allora, se di innovazione dobbiamo parlare, dobbiamo allargare il campo. L'innovazione, noi a Palermo abbiamo inteso renderla anche un pensiero politico, un percorso politico definito. Perché dico così? Nella fase del lockdown, per tutte le amministrazioni è stata ordinaria la gestione della risposta emergenziale ad ogni situazione che si presentava giorno per giorno, oltre al fatto che c'era una produzione legislativa particolarmente ricorrente, ci siamo trovati nella situazione quindi di dare delle risposte veloci e immediate. Allora, finita questa fase drammatica per tutti, ma che ci ha impegnati davvero e che ci ha dato anche moltissimi spunti, e che crea le condizioni per un percorso che deve essere invece virtuoso e ci deve spingere molto oltre, noi abbiamo deciso di segnare un percorso politico sulla base di quelli che saranno questi 2 anni a venire. 2 anni di difficoltà, 2 anni di ripresa, di ripartenza, come dice spesso il sindaco di Palermo, rinascere è meglio di nascere, ripartire è meglio di partire. Perché ad un certo punto abbiamo deciso come giunta, con un atto adottato da tutta la giunta e dal sindaco, di stabilire un documento politico che si chiama Palermo si cura. Tra si e cura c'è un trattino che rende l'idea del percorso. In questo documento abbiamo, potremmo dire, non inaugurato, perché in realtà Palermo si trovava già in una situazione particolarmente avanzata rispetto ai servizi online al cittadino, particolarmente avanzata rispetto all'offerta informatica e alla capacità informatica, perché ricordo sempre, e li ringrazio giornalmente, che Palermo è dotata di una società partecipata al 100%, che è una società informatica, e in questa fase è intuitivo, ma in questa fase è stato un grande vantaggio per tutti noi. E tra le pubbliche amministrazioni ne abbiamo discusso molte volte di questa falla, talvolta molto italiana. Per quanto riguarda questo documento, e quella è la prospettiva che abbiamo cercato di creare e di definire nel documento, l'innovazione, ribadisco e ritorno ciclicamente all'inizio, non è più un obiettivo. L'innovazione è anche un obiettivo, ma l'innovazione è una base di partenza. Ecco perché dico che l'innovazione si fa pensiero politico in questa fase. Si fa pensiero politico perché
o si entra nell'ottica che la gestione del tempo va fatta in modo innovativo, che la gestione dello spazio va fatta in modo innovativo, che la gestione sportiva va fatta in modo innovativo e via discorrendo. Se non si entra in quest'ottica, a prescindere ogni tipo di impostazione politica, amministrativa, fallisce nel suo nascere. Perché oggi ci ritroviamo tutti ad essere sostanzialmente delle start-up, pure i più esperti, pure chi ha moltissima esperienza alle spalle, si ritrova a dover tenere conto di una situazione che ha cambiato completamente addendi, è base di partenza. Fatta questa premessa, con il Comune di Palermo negli ultimi mesi sostanzialmente sono state fatte delle operazioni che forse in tempi normali non ci si aspettava, non ci si poteva aspettare. E invece noi abbiamo immediatamente allargato l'offerta al cittadino, non faccio l'elenco, ma comunque l'offerta dei servizi online al cittadino era già particolarmente ampia. Il punto è, il cittadino lo sa che c'è questa offerta di servizi online, è nella condizione di potervi accedere, ecco perché stiamo facendo dei programmi di tutorial specifici rivolti ai cittadini, ecco perché abbiamo anche in programma a brevissimo di cambiare piattaforma del sito per avere un sito molto più accessibile e molto più semplice. Ed ecco perché abbiamo un'interlocuzione da un lato con la business community palermitana che è Palermo 2003, cioè Palermo Mediterranea, e dall'altro abbiamo avuto un'interlocuzione contigua a questo processo che ho appena spiegato, con Energia Media e con altri partner con cui organizzeremo questa Smart Week, sulla quale abbiamo discusso e ridiscusso e ridiscusso, ma come abbiamo detto prima, ridiscutere è meglio di discutere. Ecco perché abbiamo poi trovato una sorta di quadra e noi saremo assolutamente non solo felici, ma parte integrante di un processo che porta delle aziende a discutere in un territorio che nella prospettiva si pone anche l'obiettivo di diventare un tech hub. E lo dico Certo. ora anche in modo particolarmente, diciamo, fuori magari dallo schema necessariamente legato a questo webinar, e me ne scuso. Anche nella prospettiva delle relazioni internazionali della città di Palermo entra l'aspetto dell'innovazione. Perché non mi spiego, stando ai fatti, non mi spiego perché i gemellaggi, per esempio, fatti con altre città africane, asiatiche, americane, del nord Europa, non siano stati fondati nel tempo su una sorta di scambio di expertise sull'aspetto tecnologico, ad esempio. Ecco perché adesso ci stiamo industriando proprio per dare una base di gemellaggio che cambi un po' le sue Certo. caratteristiche, che quindi abbia ad oggetto e abbia come base di confronto e di scambio non la questione della carta d'intenti che rimane nell'ottica, ma quella dello scambio di expertise digitale. Perché ci sono posti che possono apparentemente sembrare depressi, ma che hanno investito moltissimo sull'avanzamento digitale. Aggiungo solo due cose perché so che ci sono dei tempi da rispettare. Aggiungo un paio di cose. In questa prospettiva emergenziale in cui ci siamo tutti ritrovati, la città di Palermo naturalmente si è anche interrogata su come dare una immediata risposta a determinate domande che, potete immaginarvi, arrivavano di continuo ai call center rispetto all'emergenza Covid. Noi saremo anche nella fase 3, 4, 5, siamo sempre comunque in una fase generale di rischio. Quindi noi abbiamo implementato subito, sostanzialmente, nelle prime 2 settimane del lockdown, uno strumento che poi abbiamo ribattezzato come Genio di Palermo, che è il simbolo laico della nostra città, che si affianca quindi al simbolo invece religioso di Santa Rosalia. Abbiamo creato il Genio di Palermo, che non è altro che un assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale che, utilizzando tutte le FAQ, sia le comunali, sia quelle della città metropolitana, regionali, nazionali, ha integrato una comunicazione di risposta immediata e orale, letteralmente vocale, rispetto al cittadino. Quindi il cittadino, e questo lo potete provare tutti sul sito della Protezione Civile del Comune di Palermo, basta accedervi, c'è un'icona in basso a destra dove l'informazione arriva in modo diretto. Ho 37,5 di febbre, cosa faccio? Sto tornando in Sicilia, cosa faccio? E l'assistente virtuale immediatamente dà una risposta vocale e fornisce anche la documentazione necessaria e il link di riferimento. Questo assistente virtuale, nell'ottica che abbiamo battezzato e ribattezzato con il documento Palermo Sicura, non finisce con il Covid, crea la prospettiva per dare un'offerta più larga. Ecco perché in prospettiva questo assistente virtuale darà delle informazioni immediate rispetto ad esempio a siti turistici, rispetto ad esempio al pagamento dei tributi, rispetto a prenotazioni online, quindi prenotarsi nell'ufficio anagrafe attraverso l'assistente virtuale, per l'accesso e le informazioni sull'accesso agli impianti sportivi, agli impianti pubblici e alle aree verdi. Ecco, la prospettiva che
nel bene e nel male, ma da questo punto di vista nel bene, ci dà questa grande crisi che ha investito tra l'altro più stati della Seconda Guerra Mondiale, un disastro vero e proprio, e non è solo un disastro sanitario, perché poi abbiamo visto che il disastro è sociale ed economico. Questa crisi ci ha comunque regalato, o forse ci ha donato e ci ha fatto capire in un modo definitivo, che l'innovazione è un punto centrale dell'agenda politica regionale, comunale, nazionale, della pubblica amministrazione. Poi la sua declinazione può essere quella digitale. E ribadisco, c'è un limite enorme che è quello dell'accessibilità. Non è possibile che una famiglia con 3 bambini e con un solo smartphone possa privare, o che comunque uno Stato possa privare ad una famiglia di poter accedere all'offerta didattica. Questo è un Certo. dramma, questo è un dramma, perché domani noi dobbiamo come generazione discutere di questi temi con quella generazione che si sta formando, e non possiamo tenerci fuori dall'offerta digitale, dall'offerta didattica. E cerco di chiudere. Tra le varie iniziative, noi abbiamo avuto un allargamento dei servizi online e della modalità dell'offerta dei servizi online. Abbiamo avuto anche, diciamo, come posso dire, ci siamo interrogati sullo smart working, e su questo ci saranno anche grandi novità presto, perché ci stiamo interrogando su una prosecuzione dello smart working in percentuale, naturalmente per quegli uffici che possono gestire la propria attività in smart working, perché poi ci sono delle attività in presenza obbligatorie. E poi abbiamo anche dato molta attenzione alla gestione della city governance sostanzialmente, e anche dell'organizzazione interna. E ci tengo a dire che, ad esempio, abbiamo fornito il Consiglio Comunale e le commissioni consiliari di uno strumento particolarmente innovativo, cioè oltre alla videoconferenza, che ormai è pratica diffusa finalmente e che ci ha finalmente regalato la possibilità di tornare a riunirci, ecco perché riunirsi è meglio di unirsi, abbiamo collegato il sistema della videoconferenza ad un altro sistema software che consente al consigliere il voto segreto, il voto palese, la presentazione di emendamenti, tutto attraverso uno strumento software digitale. E al contempo abbiamo anche utilizzato uno strumento che forse è meno percepibile a livello esterno, ma che dentro il Comune di Palermo è servito tantissimo, che è quello della cassetta degli attrezzi digitali del Comune di Palermo, che addirittura è stato inserito nella agenda delle pratiche digitali, diciamo, delle best practices del Ministero dell'Innovazione Digitale. Questo perché? Perché in sostanza, siccome lo smart working interroga naturalmente la formazione e l'attitudine a lavorare in quelle circostanze del personale, ma anche del personale politico, attenzione, abbiamo creato dei gruppetti tecnici di supporto e tutoraggio immediato rispetto a applicativi nuovi, passaggio e dematerializzazione di certi procedimenti amministrativi. E concludo, questo percorso non finisce e non inizia oggi. Certamente è un percorso che è stato già iniziato anni fa, perché ripeto, noi abbiamo la SISPI, che è la Società Informatica del Comune di Palermo, che in questi termini ci ha dato una enorme mano e una grandissima spinta. Comunque a Palermo c'è il secondo anello telematico più grande d'Italia. Al contempo, però, se non si unisce questa prospettiva con una prospettiva politica, che quindi inserisce dentro di sé nell'agenda politica l'innovazione sotto tanti aspetti, e non si unisce al contempo ad come dire, ad un terreno fertile dell'innovazione vista da un punto di vista privato, non andiamo da nessuna parte. Ecco perché il percorso poi lo abbiamo unito in questi termini, ed ecco Certo. perché siamo stati anche fortunati di conoscere Emanuele Martinelli, ma diverse realtà, perché poi non è una questione personale, è una questione di attrazione. Creare un ecosistema sull'innovazione presuppone il passaggio da partner privati, soggetti che ti stimolano, perché spesso il pubblico, e questo non dobbiamo negarlo, spesso il pubblico, ma non a livello comunale, in generale, spesso il pubblico è per una questione, non vorrei dire generazionale, ma proprio di approccio e attitudine, ha un po' messo di lato questo aspetto, questa prospettiva che è il digitale, o che comunque ancora più in grande l'innovazione ci regala.